una rappresentazione di respiro internazionale, un recital di corti teatrali tra mimo e danza. E lo spettacolo Dimmi la verità e altre storie della compagnia di Sara Mangano e Pier Massip, duo mimico impegnato in un tour lunghissimo che le ha portate anche oltreoceano. La suggestiva esibizione è andata in scena a Foggia, al teatro della piccola compagnia impertinente. Siamo una compagnia di teatro gestuale, mimo, danza, e quindi il nostro spettacolo è, appunto, lavora attraverso queste diverse discipline dello spettacolo. È uno spettacolo di corti teatrali, cioè sono dei pezzi corti, ognuno con una storia diversa o un tema diverso. E perché abbiamo scelto questo tipo di lavoro? Perché il mimo, il teatro gestuale, è poco conosciuto, e quindi l'idea era di, piuttosto che avere un solo tema, un solo spettacolo, dare una paletta più larga delle varie possibilità espressive di questo tipo di teatro un po' particolare. E in più cerchiamo una forma molto poetica, quindi abbiamo preso un po' dei diversi autori, anche ispirazione della natura, eccetera, perché il mimo è un teatro umanista, che sempre impegna il corpo e il sentimento umano. Spettacolo che conferma l'impegno della piccola compagnia impertinente a voler portare a Foggia rappresentazioni di qualità. Questo è uno spettacolo internazionale che è anche difficile da vedere da queste parti, per cui siamo molto molto contenti di avere questo spettacolo molto delicato, molto particolare. All'interno di questo piccolo spazio che cerchiamo di far crescere sempre più, vogliamo in tutti i modi, con i mezzi che abbiamo ovviamente, offrire sempre qualcosa di diverso e di con un linguaggio sempre al di là della banalità, al di là della normalità teatrale. Ecco, questo è sempre un tentativo di crescere, nonostante le difficoltà che si hanno qui e in generale nell'ambito del teatro. E poi siamo molto contenti di tutta la stagione, perché il pubblico si è affezionato, lo riempie sempre il teatro, e tra l'altro la piccola compagnia impertinente andrà all'estero in due occasioni, in Francia a metà marzo in un festival universitario con Checkpoint Charlie, e a maggio andremo in Lituania con uno spettacolo nuovo sempre della piccola compagnia impertinente, che è uno spettacolo fatto da ragazzi molto giovani, attori giovani, per cui stiamo anche cercando di far crescere con la formazione questo posto.